Merlo, MVP per ora della prima fase. Merlo, torni a San Lorenzo al Mare dopo qualche anno. L'accoglienza è sempre delle migliori. Dici qualcosa su questo torneo che è stato organizzato. Sono Battoni, 18ª edizione. Intanto per cominciare ringrazio Marco Amelio che mi pensa sempre per i tornei della Prodio. È sempre un'emozione speciale giocare qua perché siamo partiti dai campi in cemento dove tornavo a casa con le ansie e magari dopo minacce e partite agguerrite, no? Siamo arrivati dopo una decina d'anni su un campo in sintetico, quindi si comincia a vedere un po' di futuro anche per San Lorenzo al Mare, perché sta cominciando a dare valore ai tornei estivi e non solo, perché comunque con la Prodio che ha cominciato a fare il calcio a 5, adesso il prossimo passo secondo me sarà il calcio a 11. Allora, poi volevamo sapere ancora una cosa, chi è il tuo giocatore preferito del torneo? Ma il giocatore preferito sicuramente è Enrico Pinasco, perché è un giocatore di categoria superiore e è un giocatore di livello assolutamente, anche per campionati di promozione, eccellenza, e fa sempre piacere vederlo giocare. Anche Andrea Rizza, adesso un po' di anni che non gioca, però l'ho visto in palla stasera. Allora, il torneo di Ciabattoni, per spiegarlo, è un torneo dove vengono sorteggiati per fasce, giocano tutti, giocano persone più forti, più anziane, più giovani, più dotate, meno dotate. E niente, è un torneo che, come stavo dicendo, Ciccio Merlo è un po' l'emblema del torneo, in quanto lui veniva già da quando era piccolino a giocare sul campo in cemento, adesso siamo al muratore, un campo in sintetico. E so che Merlo è molto, molto attento alle sponsorizzazioni, con le sue, diciamo, società e tutto, è sempre molto attento al sociale, molto attento allo sport, e infatti pare che ci sia una collaborazione con la Prodio. E speriamo che vada in porto, che se non ci sono ancora niente. E Merlino, dove ti vediamo quest'anno a giocare a pallone? Ma ci sono alcune voci che mi vedono nel Savonese. Diciamo che c'è già stata una firma ufficiale, non faccio nomi, non dico niente, perché momentaneamente sono preso col lavoro e vediamo come si sviluppa. Cercherò di allenarmi, che è un po' che non giocavo, quindi vediamo un attimo come posso associare il lavoro col calcio. Nel Savonese lo conosco abbastanza bene, che ho giocato un anno a Aquiliano in prima categoria, un anno a Legino in promozione. Quest'anno c'è una terza squadra sempre nel Savonese in promozione, però non mi sbilancio troppo perché non so dove posso arrivare lavorativamente, che quest'anno sono 2 anni che c'è un'azienda agricola e vediamo come riuscirò, diciamo, un po' ad automatizzare il lavoro. Cosa vogliamo dire adesso a tutte le persone che comunque hanno passato un anno difficile, 2 anni difficili in questa situazione di pandemia, dove sono stati messi in difficoltà, secondo me, i rapporti interpersonali, personali, sociali e di tutte comunque le specie, di tutte le origini? Cosa possiamo dire? Siamo pronti a ripartire? Secondo te è il caso di lasciare le spalle questa situazione anche a rischio? Sicuramente è stato un anno difficile con l'avvenire del coronavirus. Dal 2019 è stato un crollo sia economico che anche socio-sportivo, se vogliamo, perché hanno bloccato un po' i campionati dilettantistici. Quindi la prima cosa è far ripartire con lo sport, poi sponsor e vari. Sarò contento se ci sarà possibilità di sponsorizzare la Prodio, in quanto la mia azienda agricola è molto disponibile, e vediamo un po' se anche questa cosa qua potrà dare una spinta verso la ripartenza, verso lo sport, almeno in provincia di Imperia. Ti lasciamo andare, che i ragazzi ti chiamano. Siamo qua con Enzo Mazzarese, consigliere di maggioranza del comune di San Lorenzo al Mare, e non è la prima volta che è in comune, è stato sia con le giunte Avegno che con le giunte Tornatore, e oggi è in campo in vista di calciatore, uno dei più anziani del torneo. Allora, volevo dirti, Enzo, le tue impressioni su questi tornei organizzati con gente veramente di ogni età, di ogni genere, di ogni compagnia, situazioni diverse. Se oggi il torneo dei Ciabattoni è diventa maggiorenne, tantissimi anni che viene fatto, tra l'altro posso dire che l'ho organizzato io già dalla prima edizione, ma ho rubato questo format dal beach volley, cosa che da tempo facevate già a sorteggio con i personaggi della vallata e tutto. Le tue impressioni sull'organizzazione e sullo sport di oggi? Sì, allora, innanzitutto, visto che l'hai citato, il torneo dei Ciabattoni di beach volley, la prima edizione l'abbiamo organizzata io e qualche mio amico, ci è venuta questa idea e di lì poi siamo andati avanti qualche
qualche anno, è una delle varie cose che mi ha messo in piedi nel tempo. Non, secondo me sono iniziative che sono solo da lodare, perché è un format molto bello, molto carino, permette anche agli anziani come me di giocare, insomma di divertirsi ancora un po'. I ragazzi sono molto tranquilli, per cui sono partite divertenti, e quindi non mi resta che ringraziare, ringrazio te, ringrazio Emilio e tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questi eventi, perché sono, possono sembrare cose piccole, ma sono importanti, perché comunque sono sempre momenti di aggregazione, momenti di sport, momenti di passione, e che si passa qualche minuto insieme felici, ecco. Per cui io poi, sai, sono sempre dell'idea che chi fa è sempre da sostenere e da ammirare, ecco. Allora, due domande adesso, una un po' più seria e una un po' più cazzona, se si può dire il termine, ma ormai vedo che in televisione dicono di tutto e quindi penso che non sia offensivo. Allora, la prima è una considerazione, premetto che la volevo fare da tempo e premetto che non è assolutamente una polemica né verso l'attuale giunta di Salone del Mare né verso la politica in generale. Stiamo però attraversando un momento post pandemia, con le conseguenze della pandemia, dove io, che mi sento un organizzatore di eventi piccolino, perché io faccio sempre eventi di queste portate qua, di solito ne ho fatto uno un po' più grossa e mi hanno ancora messo il patibolo adesso, ve lo diciamo. È sempre più difficile, mazza, reperire sponsor e reperire cifre importanti. Io penso, e questo l'ho detto, e non è che è riferito al comune di San Lorenzo al Mare, ma ai comuni in generale, che purtroppo, o meno male, c'è bisogno di fondi che arrivino, piccoli fondi per piccole iniziative che vadano a sopperire quelle che sono le mancanze degli sponsor in assoluto. E ripeto, per me questa qua è una considerazione e non è una polemica, però fino a quando 4-5 anni fa, lo sai benissimo, abbiamo fatto i fuochi insieme, abbiamo fatto parecchie cose insieme, era molto facile trovare un piccolo budget per fare un torneo come questo. Al giorno d'oggi è più difficile, quindi io spero, per le manifestazioni che facciamo a San Lorenzo al Mare in assoluto, che magari ci sia una piccola considerazione. Volevo sapere cos'era il tuo parere personale, non il tuo parere politico della considerazione. È vero, purtroppo siamo in un momento in cui qualche anno fa, io me lo ricordo quando facevamo le feste, perché tanti anni anche che facciamo sagre e feste, e c'erano tantissimi soldi, arrivavano tutte le parti, regione, province, ci pagavano i gruppi. Adesso invece è un momento dove c'è un po' più di crisi, i bilanci comunali sono tutti in sofferenza, ci sono state un po' di normative che hanno un po' bloccato anche i bilanci comunali, per cui è sempre più difficile reperire fondi in questo senso. Però è vero, bisogna trovarli, io penso che comunque bisogna trovarli. Il consiglio che vi posso dare, che io anche insomma, con l'associazione la Proloquo di San Lorenzo abbiamo organizzato qualche cosa in questi anni, bisogna iniziare, ecco. Uno inizia magari con poco, poi la gente si rende conto che magari è una manifestazione bella, che ne vale la pena, e di lì poi magari, se si vede che è una cosa che è organizzata bene, per gli anni successivi secondo me si può anche trovare qualcosa. Comunque sono d'accordo con te, qualcosa bisogna trovare per queste manifestazioni, indipendentemente dal fatto che siano piccole, anzi forse è per quelle piccole che bisogna trovarli di più. Allora, arriviamo all'ultima domanda per Enzo Bazzarese e facciamo un revival. Se dovessi schierare la tua squadra 5 in campo di quando avevi 18 anni, voglio sapere come sarebbe stata disposta in porta. Il portiere chi sarebbe stato? Aia, lì adesso ricordarmeli tutti. Portiere a 5. Portiere, noi ci avevamo, ai miei tempi c'era Perrone. Centrale di difesa. Aspetta, Perrone Flavio. Perrone Flavio. Detto qui Quirò. Regbista anche. Regbista. Centrale di difesa. Beh, Padagnini, Roberto, qua non si discute. Sinistro. Fortissimo. O comunque chi giocava a sinistra. Sinistro. Pino Roberto, detto Pino La Roccia. A destra? Ha smesso presto, ma era molto forte. A destra, il terzino destro metto io. E il centravanti a 5? A 5? Beh, 5 ci abbiamo Paolone Di Massa, 5 il bomber è lui. Nelle sfide tra Rory Stramare e Di Massa, andate avanti per 5-6 anni il lunedì sera, dove io esordivo in porta piccolino, e con chi giocavi?
Giocavo io con Rory, con gli azzurri di Rory. Sì. Allora, volevo fare questa proposta, no, se te eri d'accordo. Volevo fare, ho visto che in settimana c'è stata questa iniziativa per il ritiro, che molti dicono troppo presto, di Battista, di Baciò. Secondo me sarebbe bello giocare con anche solo gli anziani in campo, gli anziani in senso buono, nel senso che uno a 50 anni è giovanissimo, però a 50 anni sportivamente comincia a essere avanti. Secondo me sarebbe bello fare una rimpatriata e fare una bella partita a sorteggio con la gente qua che si confronta, per me più a 5, anche se voi giocate più volentieri a 7 perché è un po' più alla portata. Io penso che si possa fare. Penso che si possa fare anche su, diciamo così, sull'onda di quella che è stata la manifestazione che ha organizzato, sì, che hanno organizzato Avegno e Paolino per Battista, per cui credo che sia una cosa che si possa fare. Non è facilissimo perché voglio dire c'era di mezzo Battista, che è un personaggio, quindi insomma l'ha chiamati lui, insomma sono venuti per lui, perché non so, schiodarli al divano non è stato facile, però penso che si ci possa riuscire, ecco, in qualche modo qualcosa si può organizzare, anche perché è stata molto carina, molto divertente e piacevole. I tempi stringono, ti auguriamo un buon torneo. Grazie, speriamo di sopravvivere, fino adesso è andata bene, mi tocco. Siamo qua con professor Peroni, professore prima di religione, poi di italiano, nelle scuole non mi piace, nelle scuole dell'Imperiese, e oggi è il più anziano in campo e ha alcuni tempi scarsi, se devo essere sincero. Volevo che dicesse qualcosa sull'iniziativa, le spiego soltanto in breve: lei partecipa al 18° anno di questo torneo, è un torneo dove la gente viene messa in una fascia, i più bravi, i medi insieme ai medi, gli scarponi come lei insieme agli scarponi, vengono sorteggiati e si gioca tutti insieme al di là di generazioni diverse. Volevo che ci riferisse la propria impressione. Allora, mi sembra che sia un clima molto amichevole, sportivo, ogni tanto un attimo di nervosismo perché nel calcio ci sta, però molto bello, vedo molta amicizia, è bello anche il tentativo di far squadre equilibrate, girare i portieri, va bene, apprezzo, promosso. Allora, col professore abbiamo fatto, siamo partiti insieme facendo anche una volta, collaborando, perché io sono sempre stato il leader anche là, a un'iniziativa di beneficenza che poi si è portata avanti per anni, poi è stata purtroppo interrotta, e quindi lui è sempre stato molto attento ai temi sociali, se non si è perso negli ultimi anni, e volevo che ci riferisse cosa ha lasciato nei ragazzi questo periodo di Covid, e se è cambiato secondo lui tantissimo la situazione, diciamo, sociale dei rapporti interpersonali. Allora, dal punto di vista dei rapporti interpersonali non ho l'impressione che sia cambiato molto adesso che, diciamo, facendo i debiti scongiuri la situazione sembra migliore. Durante il primo lockdown si vedeva nettamente la sofferenza di molti ragazzi, questo si vedeva. La scuola per molti di loro è stata un'esperienza positiva, nonostante la fatica della didattica a distanza, perché comunque nella maniera mediata dalla tecnologia attuale c'era una qualche maniera di socializzazione, e anche vederci si vedeva che per loro era una cosa bella. Poi ho capito una questione, che le classi più motivate hanno lavorato bene, quelle magari, non so, le prime, oppure i ragazzi che non si conoscono ancora bene hanno fatto molta più fatica, ma nel complesso li vedo carichi. Ho appena portato una classe alla maturità, sono stati splendidi, 7 ragazze col 100, devo dire, ma meritato, senza sconti, bravissimi. Hanno fatto fatica, molta fatica, sono stati collaborativi, e aggiungo una cosa, io ho molta stima dei giovani d'oggi. Naturalmente anche lì sono gli sciagurati, i tepistelli, come c'è stato in ogni generazione, ma li vedo spesso molto solidali, magari un po' incerti, un po' smarriti, non hanno troppa stima degli adulti, ma forse hanno qualche ragione. Allora, poi tornando alla componente sociale, no? È sempre più difficile, quello che abbiamo detto prima, rispetto a una volta, trovare dei fondi e delle situazioni favorevoli a poter portare avanti iniziative di ogni genere, come può essere questo torneo di calcio, come possono essere altre manifestazioni che a San Lorenzo cerchiamo sempre di fare noi e le altre associazioni. E diventa difficile, secondo lei dovrebbero intervenire i comuni? È un momento difficile per tutti, perché sono momenti dove gli sponsor, che sono sempre stati la base di qualsiasi attività, diventano irreperibili. Beh, compatibilmente con i fondi che hanno, sì, devono intervenire tutti gli enti che sono coinvolti.
Devo dire che ad esempio in Peria c'è un'associazione che si chiama Genitori Attivi, che ho conosciuto da qualche anno, che è molto motivata, ho visto, nel cercare di far ad esempio funzionare i vari campetti, che in Peria magari ci sono ma sono chiusi. Poi si spera che qualche area che è stata dismessa da molti anni venga riattivata. Qualcosa ho sentito, boh, vediamo, cerchiamo di monitorare tutto. La prossima volta sarebbe bello che ci porti a giocare qualche tuo alunno. A me farebbe molto piacere, fra l'altro alcuni miei alunni sono anche ottimi sportivi, qualche alunno, ex alunno, perché poi ho cambiato qualche classe, quindi se me ne parli un po' prima, ne parlo a scuola, vediamo, si potrebbe anche collaborare in qualche maniera. Il professore tra l'altro non sa ancora, ma verrà iscritto a un concorso di fotografie e forse se la caverà meglio a fare le foto che a giocare col pallone. Cioè, ma come modello penso, no? Ma credo, perché sono bello. Ah, vabbè, no, come foto era Marco Ameglio come Marco Ameglio era genio e sregolatezza, un folle di Dio. Aveva una forza che era impressionante, tutta invidia le sue parole, ero più forte anche a giocare a pallone. No, un folle di Dio, io ricordo perfettamente come vincesti, ma anche la tua vittoria al torneo di spettacolo di beneficenza fu in parte merito mio, non so se ti ricordi perché. No, ma non lo meritavo assolutamente. No, ti spiego, perché io diedi l'incarico a un ragazzo di dare voti come voleva, Mr. X, gli avevamo messo una scatola in testa, non sapeva chi era, i voti erano dall'1 a 10 e ti diede 70 per la tua splendida interpretazione di Michael Jackson. E vincesti gloriosamente. Fu un disastro, invece come organizzatore ho fatto il bello scherzo. No, una cosa bellissima, con tanto amore. La saluto. Ciao ragazzi. Alla prossima. Allora, siamo qua con il miglior giocatore del torneo sul filo del rasoio, Nicolò Striglione. Purtroppo per lui ha perso la finale, però. Ci dica le sue impressioni su questo torneo dei ciabattoni di quest'anno, se si è divertito, torneo che viene fatto a sorteggio, e se il prossimo anno ci sarà di nuovo e se confermerà di nuovo la sua presenza. Mi sono divertito moltissimo, è un torneo con delle belle squadre, peccato per la finale con gli infortuni e tutto, abbiamo avuto un po' di sfortuna, però il gioco del calcio è così. Però comunque il prossimo anno vengo a rifare molto volentieri questo torneo perché è stato molto divertente e molto competitivo. Lei di solito è un giocatore atletico, no? Qui in mezzo a tanti vecchietti è riuscito a sancire ancora meglio la sua differenza. Chi è stato secondo lei il miglior giocatore che ha incontrato oggi? Il miglior giocatore che ho incontrato? Ciccio Merlo, secondo me. Uno bello grintoso che non muore un attimo, infatti la sua squadra dipendeva molto da lui anche. L'ultima cosa, che si ispira dei calciatori di Serie A? Il giocatore che mi ispira più di tutti? Il mio idolo di tutti è Cristiano Ronaldo, infatti mi piace molto il suo modo di giocare e prendo spunto da lui. Allora, Merlino è stato protagonista oggi, incredibile in tutte le direzioni, no? Possiamo dire che Ciccio Merlo è stato l'emblema del torneo, nel bene e nel male della situazione, però lei è riuscito a dargli il filo da torcere alla fine, perdendo soltanto in finale, una finale combattutissima, decisa solo negli ultimi minuti con occasione in entrambe le parti. Se ha una dedica per questo premio, le chiedo. Una dedica? A chi dedichiamo il premio di miglior giocatore? Cioè una attendance da marchetto, che non è una cosa da ridere, una attendance da marchetto è una cosa prestigiosa, eh? A chi lo dedichiamo? Il premio di amico, Rocco Tiziano. Rocco che oggi ci ha portato degli elementi incredibili, e salutiamo tutti, e allora miglior giocatore del torneo, Striglione Nicolò. Grazie. Allora, oggi 18esima edizione del torneo dei ciabattoni, siamo senza portiere, si improvvisa Enrico Avegno, uno dei co-organizzatori del torneo, è obbligato a retrocedere di importa al ruolo tra i pali. In realtà sarà l'inizio della sua carriera da portiere, perché come difensore mediocrissimo, invece in porta oggi è stato devastante e vince il premio di miglior portiere, non in proporzione alla forza. È stato oggi decisivo con le sue parate. Forse hai sbagliato il ruolo, signor Avegno. Potrei aver fatto tutta una carriera sbagliando il ruolo. Mi reinventerò alla tenera età di 25 anni su un campo da calcio portiere. Allora, lei è uno dei più giovani, non sa, cioè, sa benissimo, però non viveva in prima persona i tornei sul cemento. Questo torneo parte sul cemento e adesso è stato fatto al muratore, con sicuramente una visibilità diversa. Cosa pensa del torneo a sorteggio? Cosa pensa dei tornei dove si mischiano compagnie, dove si mischiano generi di età e anche livelli? E se il prossimo anno è di nuovo in campo? Penso che è ottima pagina di sport, coesione tra varie età, varie compagnie, il calcio come sempre unisce soprattutto a questi livelli
e penso di essere presente se sarò convocato, se sarò in forma e se sarò ancora tutto intero l'anno prossimo, sia sul cemento che sul sintetico al muro. In che ruolo? Sempre portiere. Allora, poi facendo una considerazione un po' più seria, San Lorenzo al Mare ha bisogno di sport, ha bisogno di manifestazioni, è il fulcro della valle dove ci sono anche gli altri comuni e oggi comunque la risposta è stata molto presente sia da parte del pubblico che da parte dei giocatori. Cosa c'è che bolle in pentola per le manifestazioni estive? Questo non si spoilera, venite a San Lorenzo per scoprirlo e trovate tutte le nostre magie. Allora, ci dica, qua la sorprendo un po' per chiudere, il nostro miglior portiere, ci dica un proverbio che da sempre porta con sé. No acqua ma birra. Ma questo non è un proverbio, chiediamo scusa e censuriamo l'ultimo. Ronaldo ha tolto la Coca-Cola, Ronaldo ha spostato la Coca-Cola, io censuro la birra. Vi saluto a tutti, idolo della serata, Francesco Ciccio Merlo.